In una pieve di Cadore pavesata di tricolori, gli alpini in congedo hanno festeggiato i 100 anni dalla fondazione della sezione ANA Cadore. Sulle note del 33 scandite dalla fanfara alpina di Conegliano ha fatto il suo ingresso in piazza Tiziano il labaro nazionale ANA assieme alla bandiera del comune di Pieve di Cadore, decorata di medaglia d'oro al valor militare per i moti risorgimentali del 1848 e 1866. È seguita l'alza bandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti. Dopo la Santa Messa concelebrata da Monsignor Diego Soravia, hanno preso la parola il presidente Antonio Toffoli, Renzo Bortolot, presidente della Magnifica Comunità, e il sindaco di Pieve di Cadore, Beppi Casagrande. Senza di voi, cari amici, tante iniziative che si svolgono all'interno delle nostre comunità non potrebbero nascere, non potrebbero essere realizzate. Al termine, il presidente nazionale ANA, Sebastiano Favero, ha lanciato un appello alle forze politiche. Ho chiesto a tutte le forze politiche e partitiche, prima del voto, di esprimersi sulla volontà o meno di rigarantire un servizio obbligatorio per tutti i giovani. Ed è una richiesta che facciamo con forza, non nel nostro interesse come qualcuno può pensare, ma nell'interesse dei giovani stessi e della patria a cui noi vogliamo bene. E non possiamo rinunciare alla memoria e alla trasmissione di valori, al far crescere questi ragazzi. La cerimonia si è conclusa con la sfilata degli alpini fino alla caserma Calvi di Tai per l'ormai consueto incontro conviviale.